Monte Nuovo. Un nome che sembra innocente e quasi moderno, e invece è il ricordo vivente di una delle eruzioni più recenti d'Europa. Un vulcano che, semplicemente, non esisteva fino al 1538. Sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, la Terra può cambiare forma in un solo giorno. Può esplodere, riscrivere la geografia, cancellare tutto e creare qualcosa di nuovo, qualcosa di potente, qualcosa che respira ancora. Proprio da qui vogliamo iniziare. Se ti affascinano questi luoghi, se vuoi capire davvero cosa si nasconde sotto la terra flegrea, segui Solfatara News, perché nei prossimi giorni ti racconteremo la storia di tutti i crateri dell'area flegrea. Uno per uno, quelli noti e quelli dimenticati, quelli che hanno già eruttato e quelli che potrebbero farlo di nuovo. Monte Nuovo è solo l'inizio. La sua nascita fu improvvisa, inspiegabile all'epoca. Per giorni nei dintorni di Pozzuoli la terra si sollevava. Il mare bolliva. Le fonti termali diventavano instabili. L'aria odorava di zolfo. Gli abitanti parlavano di prodigi. Qualcuno cominciò ad avere paura. Ma nessuno, davvero nessuno, poteva immaginare cosa sarebbe successo la notte del 29 settembre. In meno di 48 ore una montagna emerse dal nulla, una montagna alta più di 130 metri. Al suo posto prima c'era il mare, poi la cenere, poi la lava, poi un cratere, poi Monte Nuovo. Nel farlo cancellò completamente la città di Tripergole, un'antica località romana celebre per le sue terme, rovine, mosaici, colonne, inghiottite per sempre da fango e lapilli. Oggi non ne resta più nulla. Solo i documenti dell'epoca che parlano di una distruzione totale. Eppure, Monte Nuovo oggi è verde, ricoperto di vegetazione, tranquillo. Ci si passeggia intorno, si sale in cima come fosse una semplice collina. Ma dentro, dentro respira ancora. È un cratere giovane, uno dei segnali più evidenti che questa terra è viva, che i campi flegrei non sono un ricordo del passato, ma un organismo attivo, complesso, silenzioso e potenzialmente devastante. Il Monte Nuovo non è un caso isolato. Fa parte di un sistema, un puzzle geologico che comprende la Solfatara, l'Astroni, Agnano, il Lago d'Averno e tanti altri crateri, anche sommersi. Tutti legati, tutti connessi dallo stesso respiro profondo della caldera flegrea.